vogliamo tanto bene, Dio vi benedica. Anche oggi, grazie a Dio, è una bellissima giornata e vogliamo stare un pochino insieme, è vero? Ma manca qualcuno? Chi manca? Manca Gioele! 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 Eccoci qui! Un abbraccio di gruppo? Un abbraccio di gruppo! Voi siete qui, eh? Dio vi benedica! Oggi parleremo di una bellissima storia della Bibbia e parla di un ragazzino che ha dato a Gesù quello che aveva. E cosa aveva questo ragazzino? Una merendina. Una merenda. Voi avete mai dato un po' della vostra merenda a qualcuno? A scuola. A scuola, all'asilo? Un po' dei vostri giochi con gli altri bambini? Oppure avete pregato per qualcuno che ne aveva bisogno? Queste sono cose bellissime che Dio vi dice di fare. E se voi lo fate, ne avrete sempre di più, sempre di più. Infatti, ascoltate questa bellissima storia dalla Bibbia, dal libro di Giovanni, capitolo 6, alcuni versetti. Gesù dunque, alzati gli occhi, e vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: «Dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. Gesù sa sempre quello che sta per fare, non ci lascia mai, bambini. Anche in questi momenti che siamo di più in casa, ricordatevi, Gesù è di sopra e sa bene quello che sta per fare, la sua liberazione. Crediamo! Filippo gli rispose: 200 denari di pane non bastano perché ciascuno ne riceve un pezzetto. Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente?» Gesù disse: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e questo ragazzino ha dato a Gesù quello che aveva. Guardate la sua merenda. Cosa c'è dentro? Quanti pesci? 2. 2 pesci. Ecco. E quanti pani? 5. 5 pani. Ma sono pochi per tanta, 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 tanta gente, è vero? Sì. Però quel ragazzino ha dato tutto quello che aveva. E sapete cosa succede? Che se noi diamo anche poco, quello che abbiamo, piccolo, poco, nelle mani di Dio, lui diventa moltiplicare. Moltiplicare tantissimo. E le persone erano tantissime. E sapete cosa ha fatto? Gesù ha preso il pane, ha alzato, ha reso grazie, poi ha preso il pesce e ha fatto lo stesso e li distribuì alla gente seduta. Ve lo rileggo. Gesù quindi prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero. Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché niente si perda!» Guardate, addirittura hanno mangiato tutti un sacco, ma addirittura sono rimasti tanti pezzi di pane. E Gesù ha detto: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché niente si perda!» Guardate un po', bambini, essi quindi li raccolsero e riempirono quanti? 12 ceste di pezzi che di 5 pani d'orzo erano avanzati quelli che avevano mangiati. 12 ceste sono rimaste di pezzi di pane di quei 5 pani d'orzo, perché Dio li ha fatti abbondare. Perché sapete, bambini, il nostro Dio è sempre così, un Dio abbondante. E noi vogliamo ringraziarlo in questa mattina, in questo giorno, tutti i giorni della nostra vita, perché Gesù accetta quello che abbiamo. Siete piccoli? Non importa. Anzi, Gesù dice che ama i bambini in maniera particolare. Potete fare una preghiera,
potete aiutare la mamma, il papà, potete cantare. Sono tutte piccole cose che nelle mani di Gesù diventano tantissime e riescono a sfamare anche chi è vicino a noi. Adesso vogliamo ringraziare Gesù e dirgli: Gesù, io ti do il mio cuore. Glielo vogliamo dare, Gioele? Sì! Il nostro cuore a Gesù, e Lui saprà fare una cosa meravigliosa. Amen. Grazie, Signore, di questa giornata che ci hai donato, Signore. Amen. Aiuta gli ammalati, Signore, bisognosi. Aiuta chi non ti conosce, Signore, aiuta me, la mia famiglia. Aiuta i bambini della scuola domenicale, le loro famiglie. Aiutaci da questo periodo nel nome di Gesù. Amen. Gesù, assisti i bambini ad uno, hanno bisogno di forza, di gioia, di serenità, di salute. Tu sai dare tutti questi doni, ma noi vogliamo dare a te quello che abbiamo, il nostro cuore, la nostra fede. È piccolo, ma nelle mani di Dio diventa tantissimo, e attraverso di noi benedici gli altri, come hai fatto con quel ragazzino. Ti ha dato 5 pani e 2 pesci e tu hai sfamato tutti e ne hai fatti raccogliere tanti altri. Grazie Gesù, perché tu ci hai detto: tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore e grande sarà la pace dei tuoi figli. Proteggici nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo cantare? Io non capisco come fa il Signore a stare nel mio piccolo cuore, Joy. Pronti? Io non capisco come fa il Signore a stare dentro al mio piccolo cuore. A volte guardo ancora e ci ripenso a come farà starci Lui che è immenso. Se tu vorrai, Gesù in te verrà. Così vivrà in te per l'eternità. Di nuovo, io non capisco come fa il Signore a stare dentro al mio piccolo cuore. A volte guardo ancora e ci ripenso a come farà starci Lui che è in me. Ma mettete nelle mani di Dio quello che avete, diventerà tantissimo. Gloria a Dio. Adesso vogliamo farvi vedere un lavoretto che potete fare questa settimana insieme alla mamma e al papà. Guardate un po', raccogliamo le nostre ceste di pane. Quante erano, Gioele? 12. 12 ceste piene di pezzi di pane. Guardate un po'. Ecco, noi ci sediamo un attimo, siediti Gioele. Dovete prendere un foglio bianco, un piattino di carta, una matita, dei colori e poi un altro foglio in cui dovrete far scrivere a mamma e papà questo bellissimo verso. Cosa dice Gioele? Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Filippesi 4:13. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Tutto, perché Gesù è forte. Disegnate un bel cerchio che ci stia dentro al piattino di carta. E dentro il cerchio disegnate 5 pani e 2 pesci. Perfetto. Disegna, Gioele, 5 pani. 5. Ecco. Poi, ovviamente, li dovete colorare. Bene, bene, bene! Ecco! Perfetto! 5 pani. 1, 2, 3, 4, 5. E 2 pesci. Benissimo! Oh! Adesso li facciamo velocemente. Dopo voi li fate bene, bene. Poi li colorate, ok? E li fate
fate ritagliare dalla mamma e al papà e attaccate il vostro cerchio dentro il piattino. Guardate un po', così deve venire. Poi si farà un buchino qua e si mette un filo. Si fa un altro buchino in fondo e si mette un altro pezzo di filo, guardate un po', e si attacca il versetto. Che dice Gioele? Lo ripetiamo insieme? Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Filippesi 4:13. Oh, guardate un po', attaccate insieme e guardate che bel lavoretto! Lo potete attaccare nella vostra cameretta e ogni volta che guardate i due pani, i due pesci e i cinque pani, ricordatevi che tutto può Gesù, anche con poco, ma messo nelle sue mani, diventa tantissimo! Tanto. E adesso vogliamo cantare l'ultimo cantico, ma manca il saluto di qualcuno oggi, Gioele? Di? Proviamo a chiamarlo? Orso Tony! Orso Tony! Dove sei? Eccolo che ci viene a salutare! Ciao! Ciao! Come stai, Orso Tony? Io? Non c'è male! Benissimo! Come siete belli, bambini? Ciao, Orso Tony! Ciao, ciao! Sono tutti bellissimi questi bimbi, sì. Ci stanno guardando e gli abbiamo raccontato la storia, lo sai quale? Quale? Vieni un po' più in qua, Orso Tony, digliela tu, Gioele, più in qua. Un ragazzino qua. Aveva 5 pani. Ascolta! Dai, che bella storia! E poi? Com'è e poi Dio ha moltiplicato i 5 pani e 2 pesci e ha ringraziato il Signore. Amen. E ha fatto mangiare a tutti abbondantemente, sono rimaste 12 ceste signora, piene. Signora Maestro, posso dire 3 cose? Una. Cominciamo con una. Anche a me piace molto il pane. Ma si vede. Posso dire un'altra? Sì. Anche il pesce, però le spine non le mangio. Ok, mai. Infatti non si devono mangiare. Ah, ok, grazie. E l'ultima? Insieme. E l'ultima che io voglio bene a Gesù. Benissimo, e anche noi, perché senza Gesù non possiamo fare niente. Vuoi ascoltare una canzoncina che facciamo adesso, bellissima? Sì. Una canzoncina che dice: lo facciamo ogni mattina al sorgere del sole, Gesù mio Signor veglia su me. Ogni mattina al sorgere del sole, Gesù mio Signor veglia su me. Ticche ticche ta cucù, ticche ticche ta cucù, ticche 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 ta, ticche ticche ta cucù, ticche ticche ta cucù, ticche 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 ta. Di nuovo, veloci. Ogni mattina al sorgere del sole, Gesù mio Signor veglia su me. Ogni mattina al sorgere del sole, Gesù mio Signor veglia su me. Ticche ticche tacucù, ticche ticche tacucù, ticche 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 ta. Ticche ticche tacucù, ticche ticche tacucù, ticche 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 ta. Allora bimbi, ogni mattina. Signora maestra. Dimmi. Posso fare una domanda? L'ultima che poi ci dobbiamo salutare. Una domanda specifica nel settore. Grazie. Praticamente io volevo sapere, ma Gesù può guarire? Certo. Può guarire tutti? Certo, tutti e tutto, perché Gesù è l'Onnipotente. Cosa dice il verso di oggi, Gioele? Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, Filippesi 4:13. Allora preghiamo per gli ammalati. Certo, noi abbiamo già pregato. Ah, bene. Però vogliamo dire insieme, Gesù guarisci tutti gli ammalati. Gesù guarisci tutti. E come diceva quella canzoncina adesso che abbiamo cantato? Ogni mattina al sorgere del sole, Gesù veglia su di me. Questa mattina, alla sera, al pomeriggio, durante la notte, Gesù ha sempre i suoi occhi attenti su di noi. Amen? Siamo felici? Sì. Facciamo un bellissimo salutone. Sì.